Funcem lancia il grido d'allarme, la montagna si sta spopolando, territori abbandonati, risorse sprecate, sempre meno le imprese agricole presenti. Movida in nero a Torino, verifiche delle forze dell'ordine in 9 locali sul personale in servizio e multe per 44.000 euro. Imprese CIM 4.0, nasce lo sportello per la transizione digitale e green, il primo in Italia dedicato alle aziende che intendono avvicinarsi al 4.0. 25 aprile, a lezione con Primo Levi per celebrare il 78° anniversario della Liberazione. Ne parliamo con Fabio Levi, direttore del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino. Buonasera, bentrovati. Nuova edizione di TG Piemonte. Troppe particelle catastali, riduzione delle imprese agricole, abbandono e scarso utilizzo delle opportunità dei territori. La montagna si sta spopolando. A lanciare il grido d'allarme è l'UNCE, Unione Comuni, Comunità ed Enti Montani. Vediamo. La montagna si sta spopolando. Si parla di una vera e propria emergenza. A lanciare il grido d'allarme è l'UNCEM, l'Unione Comuni, Comunità e Enti Montani. Per un uso migliore e più duraturo delle risorse naturali, l'UNCEM pone l'accento su un grave problema dei territori montani, ovvero la riduzione della superficie agricola nelle Alpi e negli Appennini causata dalla parcellizzazione fondiaria. L'UNCEM sostiene che ci siano troppe particelle catastali per le aree montane, una forte riduzione delle imprese agricole, troppo abbandono e uno scarso utilizzo delle opportunità dei territori, comprese su terrazzamenti e terreni impervi, che si riduce costantemente. La montagna abbandonata, rimarca l'Unione, richiede azioni per contrastare la parcellizzazione, quali una ricomposizione fondiaria con legge dello Stato, che UNCEM chiede da tempo al Parlamento. Sostegno alle associazioni fondiarie, iniziative vere volte all'utilizzo di terrazzamenti e superfici complesse a rischio frane e improduttive. UNCEM ribadisce anche che l'emergenza dell'abbandono di suolo non è meno grave del consumo di suolo nelle aree montane. Le Alpi e gli Appennini, senza suolo utilizzato in modo sostenibile, sono costrette a guardare altrove, anche per quanto riguarda le filiere forestali, fanno sapere, filiere che sarebbero state abbandonate nonostante la legge e la strategia nazionale forestale. L'UNCEM parla però di importanti parole della Presidente del Consiglio Meloni sulle filiere legno 100% italiane. Che un primo ministro parli di gestione forestale significa che il nostro settore sta uscendo dall'ombra, sottolineano. È anche vero però che per puntare seriamente su una filiera legno-arredo 100% italiana serviranno tanti decenni ed enormi investimenti in selvicoltura. Sempre secondo UNCEM, infine, è difficile che questo auspicio si realizzi a breve e su larga scala, ma è anche vero che da qualche parte bisogna pur partire per porre freno a questa emergenza. Continuano le indagini della polizia sulla tragica morte di Andrea Sferrazza, originario di Torino, in viaggio a Petra in Giordania, avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Il trentenne era in viaggio da solo e stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico quando sarebbe caduto da un'altezza di 30 metri. È stato raggiunto dai soccorsi e portato in ospedale, dove ne è stato riscontrato il decesso a causa delle ferite riportate. La famiglia è stata informata ed è in contatto con l'ambasciata italiana ad Amman. Andrea era residente a Londra dalla primavera del 2021, dove lavorava come pizzaiolo, ma a Torino abitava nella zona sud della città, nel quartiere Mirafiori, dove vive ancora la mamma. Il fratello maggiore, Luca, ha detto: «Eravamo molto legati, era il mio migliore amico e ci sentivamo spesso. Questo viaggio avremmo dovuto farlo insieme, ma non ero riuscito a prendermi le ferie». Poi ha ancora aggiunto nel ricordarlo: «Non era fatto per stare a una scrivania, era uno spirito libero, gli piaceva la bella vita, vestirsi bene e lavorava tantissimo. Amava muoversi, viaggiare e lo faceva spesso da solo, come alla fine è accaduto anche in questo viaggio, a cui io non sono riuscito a partecipare. Il suo sogno», ha concluso il fratello Luca, dopo essersi fatto le ossa a Londra, era di tornare e di mettere in piedi una sua attività qui in Italia. Continuano i controlli congiunti delle forze dell'ordine nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida. Verifiche in 9 locali, in alcuni dei quali sono stati scoperti lavoratori irregolari. Sono state comminate multe per 44.000 euro ai gestori di attività con dipendenti in nero. Vediamo.
La polizia di Torino, con carabinieri, finanze e polizia municipale, ha effettuato i consueti controlli nelle aree della città più interessate dalla movida. Le verifiche hanno riguardato 187 persone in 9 locali, di cui 7 sanzionati. L'attività è iniziata in piazza Vittorio Veneto e dintorni, in via Matteo Pescatore, via Baba, via Balbo, via Guastalla, via Vanchiglia, via Giulia di Barolo, fino a piazza Santa Giulia e nell'omonima via, oltre che nel quartiere San Salvario e a Quadrilatero Romano. In 2 locali, entrambi ubicati nel quartiere Vanchiglia, sono stati trovati lavoratori irregolari, 2 in un caso e 4 in un altro. Un mini market in zona San Salvario segnalato a cura della Polizia Municipale alla sezione commercio del Comune di Torino per la sospensione della licenza. Sono state contestate sanzioni per un totale di 56.180 euro, 44.400 delle quali per i lavoratori in nero. E l'urgenza di fare qualcosa sul tema della mala movida è purtroppo sempre di stretta attualità a Torino. Oltre ai lavoratori irregolari, resta la questione legata alle proteste dei residenti nelle zone del divertimento notturno che lamentano urla e schiamazzi, tra volume altissimo della musica che non consente il riposo, e la sporcizia dopo i vari affollamenti. Tra le azioni in vista della bella stagione, i totem fonometrici che segnalano quando vengono superati i livelli di rumore o anticipare la chiusura dei locali per consentire le operazioni di lavaggio delle strade con le autobotti. I residenti attendono sempre risposte e intanto proseguono i controlli straordinari. Un uomo di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri di Villa d'Ossola nel verbano Cusio Ossola per maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Sabato sera, al termine di una lite scoppiata per futili motivi, il giovane ha aggredito per strada l'ex partner con calci e pugni, colpendo anche la sorella incinta intervenuta per fermarlo. Le due ragazze non hanno riportato ferite gravi. Alla vista dei carabinieri allertati dalla sorella della vittima, il 28enne ha tentato di fuggire in moto, ma i militari lo hanno rintracciato poco lontano. Si tratta del secondo episodio di violenza sulle donne accaduto nella stessa serata nella provincia del VCO. A Bagno Anzino, infatti, un 54enne è stato arrestato dopo aver picchiato l'ex convivente già vittima di un'aggressione lo scorso mese. Voltiamo adesso pagina. Presentato e operativo il nuovo sito internet della Regione Piemonte per monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori legati al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e gestiti dalla Regione. L'indirizzo è sempre www.regione.piemonte.it. L'home page invece è cambiata. Le risorse PNRR che la Regione sta gestendo sono di oltre 1 miliardo di euro. Sentiamo. Presentato in Regione a Torino il nuovo sito internet per monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori legati al PNRR. L'utente può collegarsi al sito della Regione Piemonte, trova subito in home page come andare nella sezione PNRR e può fare diverse ricerche, può vedere quante risorse sono state date alla Regione Piemonte, perché ricordiamo che il sito è relativo alle risorse che gestisce direttamente Regione Piemonte, può cliccare sul suo comune e verificare quello che è stato assegnato al suo comune e può avere tutta una serie di informazioni per quanto riguarda il PNRR. Quindi una fotografia di tutto quello che c'è, che verrà costantemente aggiornata nel tempo, in modo da dare sempre al cittadino la possibilità di vedere che cosa si sta verificando, sia a livello globale sia a livello micro del comune. Ci sono delle tabelle che vengono visualizzate, ma che possono anche essere scaricate, quindi se ne ha voglia o deve fare delle ricerche, o pensiamo magari uno studente che debba fare una tesi, può scaricare le tabelle con tutti i progetti e tutta l'attività che in questo momento in corso in Regione Piemonte. Ogni progetto è individuato, nelle tabelle è evidenziato se si tratta di un progetto che riguarda tutta la regione, cioè una ricaduta complessiva, in quel caso il valore del progetto è stato spalmato, diciamo così, su tutti i comuni di riferimento. Ad esempio, se pensiamo a un progetto di un'ASL, è chiaro che sarà riferito a tutti i comuni che riguardano quell'ASL, mentre invece poi ci sono i progetti invece puntuali, che sono i progetti che sono assegnati al singolo comune per un'attività che viene fatta su quel singolo comune. Sul portale
si vede una cifra di numeri molto consistenti. Cosa significa? Significa che le risorse sono molte e oltre il miliardo le risorse che la Regione sta gestendo direttamente e sono risorse importanti che cerchiamo di spendere appunto nei tempi e nei modi, perché non è solo una questione di spesa, è una questione di fare le attività come ci vengono richieste. Nasce uno sportello e si tratta del primo in Italia dedicato alle aziende che intendono avvicinarsi al 4.0 in base alla propria filiera produttiva. L'iniziativa è stata annunciata nel corso della presentazione del piano strategico CIM 4.0 finalizzato a intensificare il supporto alla transizione digitale e green delle piccole e medie imprese. Partita ufficialmente la fase 2 del CIM 4.0, uno degli 8 poli di riferimento nazionali sui temi dell'industria 4.0, che aiuta le micro, piccole e medie imprese nei progetti ad alta maturazione tecnologica che consentiranno al tessuto manifatturiero piemontese di aumentare la propria competitività nazionale e internazionale. Tra i punti cardine del piano strategico 2023-2025, l'intensificazione del supporto alla transizione digitale e green delle imprese. Presidente, quali sono le sfide e le opportunità del 4.0? L'importante è che le aziende, quindi gli imprenditori, e parlo soprattutto ai medi e ai piccoli, che magari hanno una sensibilità, che hanno la sensibilità nella maggioranza dei casi, ma anche la difficoltà di poter proseguire e di fare gli investimenti necessari per poter andare nella direzione della digitalizzazione e del sistema, della competitività, perché l'obiettivo è quello della competitività delle nostre aziende, per continuare in un percorso che negli ultimi 2 anni ha visto una crescita. Abbiamo perso il 9% circa nel 20, poi abbiamo ripreso nel 21 e nel 22, ma adesso di nuovo siamo tornati intorno, nel best case, forse lo 0,9%, quindi è con l'inflazione, il costo del denaro, è stato ricordato anche questo, i finanziamenti, quindi le aziende medie, soprattutto le tantissime aziende piccole, piccolissime, che fanno parte del nostro sistema, ai quali imprenditori che ancora sono sul mercato e che sono sul mercato aiutano il sistema ad essere competitivo il paese, perché insomma i 600 miliardi di export lo dicono ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Qual è la vera sfida? La vera sfida è, uno, riuscire a spendere i soldi che vengono dati, perché noi sappiamo che da storicamente l'Italia non è certamente leader nel riuscire a intercettare ogni tanto, ma non nel spenderli. Spesso l'Italia ha dovuto restituirli. Quindi in questo caso qua è necessario e fondamentale che venga fatta un'azione per riuscire a spenderli tutti. Come si fa per fare a spenderli tutti? Uno, accessibilità e facilità per le piccole e medie imprese alla burocrazia di questi bandi che verranno ovviamente proposti. Posti. E due, credo che sia obiettivo necessario del CIM anche riuscire a accoglierle, nel senso di poter permettere alle piccole e medie imprese di comprendere qual è il loro attuale stato tecnologico rispetto alle competitor e in funzione di quello fare degli assessment, degli audit per poi organizzare in maniera custom degli sviluppi tecnologici di queste aziende del nostro territorio. Per il 60% dei giovani il tirocinio extracurriculare è la rampa di lancio verso il mondo del lavoro. Dal 2018 al 2022 sono stati attivati circa 30.000 tirocini extracurriculari all'anno, per un totale di quasi 150.000 tirocini attivati, periodo pre-pandemico incluso. I dati del report regionale confermano che il Piemonte è una fabbrica formativa per lavoratori e imprese. L'assessorato al lavoro è una scommessa vinta. Sentiamo. In Piemonte 6 giovani su 10 neodiplomati qualificati trovano un lavoro a tempo indeterminato o stipulano un contratto di apprendistato in un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi dalla conclusione del percorso di studio. Per la maggior parte dei disoccupati o inoccupati post tirocinio il dato sfiora il 50%. Una scommessa vinta, quella dell'assessore regionale al lavoro e formazione Elena Chiorino, che ha puntato sin dall'inizio del mandato sullo sviluppo di politiche attive per il lavoro, finalizzata alla formazione mirata e alla dignità lavorativa per tutti. I numeri parlano chiaro.
Tra il 2018 e il 2022 sono stati attivati quasi 30.000 percorsi extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo. I dati, che confermano la validità e l'efficacia dei tirocini, sono contenuti nel rapporto curato da Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro, appena pubblicato, che esamina l'andamento dei tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo e di quelli di inclusione sociale nel periodo 2018-2022. Chi trae maggior vantaggio dai tirocini in termini occupazionali sono i giovani neodiplomati e quelli qualificati. Il rapporto evidenzia che il tirocinio è un vettore di inclusione sociale che consente anche alle persone più fragili un ingresso graduale nel mondo del lavoro. In più, dove il tirocinio viene svolto fino alla naturale scadenza, cioè 6 mesi, si registrano i risultati più soddisfacenti sull'inserimento lavorativo. Durante gli anni della crisi pandemica globale, anche l'attivazione di tirocini ha subito una flessione. In Piemonte la possibilità di avviarne di nuovi è stata sospesa tra marzo e maggio 2020, ma il 2021 è stato un anno di grande ripresa, con ben oltre 8.000 percorsi attivati in più rispetto all'anno pandemico. In media, circa l'80% dei tirocini attivati ogni anno coinvolge giovani disoccupati con meno di 29 anni. In conclusione, dai dati del report regionale, la conferma che il Piemonte è una fabbrica formativa per lavoratori e imprese. Atto vandalico ad Alessandria. Lo scorso weekend, nella notte tra sabato e domenica, è stata infatti piegata la sbarra del parcheggio in Piazza della Libertà e danni anche ai vetri della cassa. Ma tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di AMAG Mobilità, che ha denunciato il fatto alla questura, che ora sta cercando di risalire agli autori. Il weekend che si è appena concluso è iniziata ad Alba la nuova edizione di Vinum, l'enoteca all'aperto più grande d'Italia, una vetrina e al contempo un'occasione per degustare i più grandi vini del Piemonte. Le produzioni d'eccellenza del nostro territorio si presentano nel centro storico di Alba, accompagnate allo street food e langa, cibo di strada di alta qualità, ricco di storie e di tradizione langarola. Nei giorni di Vinum le piazze della città diventano banchi d'assaggio dedicati alla degustazione delle principali tipologie di vini prodotte nella zona: il Barolo, il Barbaresco, il Dolcetto, il Moscato, il Roero Ornese, il Roero, i bianchi delle Langhe, l'Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare le grappe e i distillati del Piemonte. Le degustazioni guidate e curate dall'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, avvengono dalle 10.30 alle 20. La manifestazione è aperta oggi, domani 25 aprile, e poi sabato, domenica prossima, fino al 1 maggio. E infine apriamo la pagina sportiva con il calcio. La Juve perde il big match contro il Napoli per 0-1. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato. La squadra di Allegri deve subito rialzare la testa, perché mercoledì sera è in programma il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Vediamo. Il gol di Raspadori mette la Juventus KO e pone la firma sul tricolore del Napoli, che è ormai davvero a un passo. Entrato all'86esimo, una manciata di minuti dopo, ecco la perla al volo per battere la Juve e fare lo scatto decisivo per il titolo. I bianconeri recriminano per la rete annullata di Maria per un fallo di Milik su Lobotka, ma intanto Allegri colleziona la terza sconfitta di fila in campionato e rischia l'aggancio della Roma al terzo posto per la gioia di José Mourinho. Allegri spariglia le carte, la mossa a sorpresa e Miretti al fianco di Milik. Mossa giusta? Il leitmotiv della partita è che il Napoli attacca e la Juve si difende. All'82esimo l'episodio che farà discutere: Di Maria prende palla sulla linea di centrocampo e va a colpire a rete. Fabbri viene richiamato dal VAR e decide di annullare per il contatto Milik Lobotka a inizio azione. Al 93esimo però il Napoli mette la freccia segnando il gol della vittoria. Niente da recriminare, Fabbri ha diretto una partita in maniera perfetta, ha detto Allegri nel post gara. Dobbiamo rimanere sereni, mercoledì c'è l'Inter e poi il campionato, dove dobbiamo riprendere a vincere e abbiamo un vantaggio di 3 punti sulla quarta. Abbiamo fatto una bella partita contro un Napoli forte, ora dobbiamo lavorare per essere subito competitivi per il prossimo anno. Intanto mercoledì è in programma il ritorno di Coppa Italia. Con l'Inter sarà una partita diversa, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie. Su Lukaku, che giocherà poiché gli è stata tolta la giornata di squalifica, Allegri non si sbilancia. Non sono io che decido e il mio pensiero conta zero.
Ci sono gli organi di competenza e noi dobbiamo accettare in piena serenità. Non dobbiamo farci distrarre da queste situazioni. Le energie ci devono servire per le partite sul campo. Ha così concluso. E adesso testa all'Inter e alla Coppa Italia. Ad Allegri non resta che vincere. Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al provvedimento d'Aspo dalla Questura di Torino. È il risultato dell'inchiesta della Digos di Torino nell'ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport. Un lavoro fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante Juventus-Inter giocata all'Allianz Stadium lo scorso 4 aprile nella semifinale di Coppa Italia lanciò dal primo anello della curva sud cori indirizzati al giocatore nero-azzurro Lukaku. Gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone. Sono per questo ancora in corso ulteriori indagini per identificare tutti i coinvolti nella vicenda. Grande impresa sabato del Torino che ha vinto 1-0 in casa della Lazio, una vittoria che sarà commentata diffusamente stasera a Orgoglio Granata in onda dalle 21 su GRP. Ripresa del Torino sabato sera in casa della Lazio, Granata ha vinto 1-0 con un gol di Ilic dalla distanza alla fine del primo tempo. E il primo gol in Granata di Ivan Ilic, un tiro da tre punti che poi il Torino ha conservato senza troppi affanni nel secondo tempo contro la Lazio, che è seconda in classifica e reduce nelle ultime 8 partite da 7 vittorie e un solo pareggio. La Lazio ha iniziato con Immobile in panchina dopo l'incidente, ma l'ex Granata è poi entrato in campo senza però incidere. Nelle file a Granata invece molto bene in attacco Radonjić a fianco di Vlasic con Sanabria davanti, e molto bene il centrocampo composto da Ilic e Linetti con Singo Rodriguez sulle fasce. Difesa molto solida con Skurs, Buongiorno e Gigi. Qualche periodo l'ha riservato Milinkovic-Savic soprattutto a inizio partita, il Granata ovviamente Vania, opposto al fratello Sergei. Vania è riuscito a salvare sulla linea un pallone che poteva iniziare la partita a favore della Lazio. Invece il Torino ha preso man mano possesso della partita, mettendo in difficoltà i biancocelesti dal punto di vista tattico, fisico e anche tecnico. Una vittoria meritata. Il Torino avvicina il settimo posto, che comunque rimane molto distante a 7 giornate dalla fine, ma questa vittoria porta un po' di entusiasmo e di sanità nell'ambiente dopo gli ultimi risultati negativi. Di tutto questo vi parla stasera ad Orgoglio Granata in diretta dalle 21 tra gli ospiti Nateneo Fossati, i Senso Unico che proporranno la canzone Quel giorno di pioggia che sarà intonata nell'intervallo di Torino-Atalanta sabato prossimo, ovviamente in vista del 4 maggio, la celebrazione di Superg, e poi ovviamente Camillo Forti inviato dello sport, Ivana Crocifisso di Tito.it e Roberto Cavallo, opinista Granata, ovviamente tanti altri ospiti stasera ad Orgoglio Granata. Il Toro chiama a raccolta i tifosi, il club di Via Arcivescovado ha deciso di aprire le porte del Philadelphia. Passa il 25 aprile con il Toro, si legge sul sito del club Granata, con la squadra di Ivan Juric che accoglierà i supporter sulle tribune del centro sportivo. L'appuntamento è per le 11.30, mentre Buongiorno e compagni sosterranno già oggi pomeriggio il primo allenamento della settimana dopo la vittoria di Roma contro la Lazio che ha riacceso l'entusiasmo. Il prossimo ostacolo dei Granata sarà l'Atalanta, attesa sabato nell'anticipo delle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ora le previsioni del tempo in collaborazione con Trebimeteo. Dopo avremo ospite Fabio Levi, direttore del Centro Studi Primo Levi di Torino, per approfondire la ricorrenza della festa della liberazione giunta al suo 78esimo anniversario. A seguire la rubrica Pillole di Storia a Granata di Alessandro Costa. Restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. In serata, in pianura, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Ancora insieme per
parlare delle celebrazioni del 25 aprile, ma più che altro per parlare dei temi che insomma è sempre bene continuare ad approfondire. E in studio qui con noi c'è il professor Fabio Levi, che è presidente del Centro Studi Primo Levi, che afferisce al Polo del Novecento, che salutiamo in questi giorni ricchissimo di attività anche con il Museo Diffuso della Resistenza. E il professor Levi ci parla di una particolare modo per raccontare un certo periodo storico, c'è una iniziativa particolare che sarà il 27 aprile al Teatro Carignano con la lettura multilingua della Tregua rivolto alle scuole e al pubblico in occasione dei 60 anni dell'uscita del romanzo, ma già il 26 ci saranno delle prove aperte al Polo del Novecento ed è un modo per ricordare naturalmente la figura di Primo Levi, il presidente diciamo del Centro Studi, ma anche per ricordare un periodo storico che comunque continua a essere da una parte molto interessante e dall'altra a non essere ancora così ben chiaro nelle menti forse degli italiani. Sì, è un'occasione per ricordare Primo Levi, ma in realtà è Primo Levi che ci aiuta certo. Ad affrontare temi di grande interesse che riguardano sia quel periodo sia la nostra realtà di oggi. L'iniziativa consiste in una lettura multilingue della Tregua in occasione del 60° anniversario della pubblicazione della Tregua. La Tregua è il secondo libro scritto da Primo Levi, è il racconto del suo ritorno da Auschwitz, un ritorno avventuroso che è durato 8 mesi, il suo ritorno da Auschwitz fino a Torino. Questo libro è stato scritto nel 1963 ed è subito stato un grande successo di pubblico, oltre che di critica, ha vinto premi letterari, ha diciamo, consacrato Primo Levi anche come scrittore e non soltanto come testimone sì. del Lager. Questa iniziativa è particolarmente interessante a mio avviso perché questa lettura multilingue verrà fatta da giovani che parleranno nelle lingue dei paesi attraversati da Primo Levi durante il suo viaggio. Sono molte lingue perché questo viaggio ha attraversato molti paesi, certo. Dall'Ucraina alla Polonia, alla Germania, all'Austria, all'Ungheria, alla Bielorussia, tutte le lingue di una parte di Europa che finalmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale stava riprendendo il suo posto nel continente. Una parte d'Europa che poi in realtà è stata chiusa a est dalla cortina di ferro, dalle conseguenze della guerra fredda e che finalmente nel 1989 è rientrata a far parte dell'Europa, o a partire dal 1989, a partire dalla caduta del muro di Berlino. Ebbene, è una parte d'Europa che oggi è funestata da una guerra durissima di aggressione, una guerra che a mio avviso deve essere al centro della nostra attenzione per le implicazioni che quella guerra ha anche su di noi, sulla nostra realtà quotidiana, sul nostro futuro. Quindi l'iniziativa ha come obiettivo quello di orientare l'attenzione degli interlocutori più giovani, saranno dei giovani che parleranno a dei giovani, a dei ragazzi di oggi, di orientare la loro attenzione verso una parte d'Europa che non deve essere trascurata e anzi oggi diventa particolarmente importante in relazione a quello che sta accadendo. Ecco professore, la storia come modo anche per interpretare la realtà, per comprendere le cause di ciò che accade, di vedere alcune cose che già sono successe pur con tutte le differenze, e perché c'è ancora bisogno di studiare tutta questa parte della Seconda Guerra Mondiale appunto, o ad esempio il viaggio di Primo Levi non soltanto come espressione letteraria ma proprio dal punto di vista storico, di conoscenza? Ma guardi, io le faccio un esempio. Nel Lager la differenza fra le lingue dei deportati era un ostacolo terribile alla comunicazione. Primo Levi, in un capitolo dei sommersi salvati, intitolato Comunicare, spiega come la Babele delle lingue nel Lager era un ostacolo non solo alla comunicazione ma addirittura al pensiero, perché se tu non puoi parlare non riesci neanche più a pensare. La nostra attenzione alle diverse lingue che si parlano in quella regione d'Europa
è un modo per sottolineare come le lingue in realtà sono uno strumento per comunicare, sono uno strumento per affermare la propria intima natura, perché la lingua è intimamente radicata in ognuno di noi, per affermare la nostra natura più intima, ma anche per riuscire a comunicare in modo sensato, profondo, con quelli che parlano lingue diverse. No? Quindi diciamo che c'è una relazione molto stretta fra quello che era stato il Lager fino all'inizio del 1945, fino a quando per esempio ad Auschwitz i russi sono arrivati dai liberatori, e una realtà come quella di oggi, in cui diciamo che il ruolo della Russia è disgraziatamente molto diverso e in cui è assolutamente fondamentale che si riesca a comunicare nuovamente, che si riesca a superare le barriere che le aggressioni più recenti hanno imposto, proprio affermando il valore della lingua come strumento di comunicazione. Ecco, lo chiedo allo storico, oltre che al presidente del Centro Studi Primo Levi, il fatto che tutti dicono ormai adesso in Italia e in Europa si torna a parlare di guerra, si pensava fosse dimenticato, anche se forse ci si dimentica un po' dell'ex Jugoslavia, che già insomma abbiamo avuto la guerra più vicina a casa. Che cosa significa? Che significa che forse quello cui noi ci siamo sommariamente abituati è soltanto un'idea, cioè che anche in qualche modo l'aggressività umana è costante nella storia. Da che cosa possiamo capire da tutto questo? Ma guardi, noi abbiamo vissuto, almeno quelli della mia generazione, no? Io sono nato nel 1949, quindi subito dopo la guerra, abbiamo vissuto il più lungo periodo di pace, che uno dei più lunghi periodi di pace che abbiano segnato la storia dell'umanità. No? Sfortunatamente questo periodo di pace è stato interrotto in Europa, come giustamente ricordava lei, dalle guerre in ex Jugoslavia tra il 92 e il 95, e ha ragione, ci si dimentica troppo spesso di questo episodio, e questo dimostra come questo episodio in realtà fosse stato già allora trascurato, per esempio, dalla gran parte degli abitanti del nostro paese, no? Dicevo, è stato interrotto dalle guerre di ex Jugoslavia e ora viene duramente, non dico interrotto, ma contraddetto, no, da quello che sta succedendo in Ucraina. Si può parlare di corsi e ricorsi, in realtà credo che il problema sia quello di analizzare più precisamente le ragioni e la storia di quanto sta accadendo oggi. È importante perché, a mio avviso, ognuno di noi deve valutare i rischi profondissimi che si stanno presentando nella situazione di oggi e possono comportare conseguenze gravissime per tutta l'Europa. Io credo che in questa situazione l'Europa occidentale non è ancora in guerra, fortunatamente, ma è molto vicina alla guerra, e credo che anche quanto gli ucraini stanno facendo in questo periodo è qualcosa che ci interessa direttamente, perché rappresenta forse un modo per difendere la realtà in cui noi stiamo vivendo qui. Ecco, tornando in conclusione ancora però su Primo Levi, io da giornalista devo dire che è davvero una delle figure di riferimento anche per il modo di scrivere, per il linguaggio che sappiamo, ne è stato scritto a lungo, no? Sulla sua capacità di sintesi delle parole, ricordo anche alcuni suoi corsi, sul suo modo di parlare di grandi drammi senza retorica. E ancora oggi appassiona i giovani il suo modo di scrivere, oltre naturalmente ai contenuti. Ma Primo Levi è un grande inventore di linguaggi, è riuscito a inventare un linguaggio capace di rappresentare la realtà del Lager, una realtà difficilissima da rappresentare, che solo in parte può essere rappresentata. Però Primo Levi ci è riuscito, e lo ha fatto nel modo più pacato e più amichevole nei confronti dei suoi lettori.
D'altra parte Primo Levi ha anche inventato il linguaggio di Faussone, dell'operaio montatore di grandi strutture metalliche torinese, che anche lui parlava in un modo molto particolare, in un linguaggio che derivava dal suo mondo, dal mondo del suo lavoro, del suo ambiente sociale e così via. D'altra parte Primo Levi, per esempio, ha inventato anche un linguaggio per raccontare il suo ritorno da Auschwitz. La tregua è un libro molto diverso da Se questo è un uomo, è un libro scritto da uno scrittore, cioè concepito sin dall'inizio come una grande storia di avventure, un grande affresco dell'Europa di quegli anni, e anche quel libro richiedeva un proprio linguaggio specifico che Primo Levi è stato in grado di offrirci a partire da un principio di fondo che per lui era quasi un principio etico, e cioè che lo scrittore deve farsi capire, lo scrittore deve raggiungere nel modo più facile possibile i suoi interlocutori senza faciloneria, cioè riuscendo anche a offrire un quadro ricco, no? Ricco di situazioni, ma anche ricco di parole, di termini che aiutano il lettore non solo a capire, ma a volte anche a imparare la lingua. In conclusione, prima o poi di ricordare ancora l'appuntamento per il 26 e il 27, le chiedo, secondo lei, quale può essere uno dei messaggi da accompagnare a questo 25 aprile, proprio in questa fase così, forse anche inedita, cioè inusuale o comunque inaspettata, ecco, di questa situazione? Ma io credo che uno dei messaggi fondamentali debba essere quello di riuscire a garantire la pace, come sono stati capaci di garantire i partigiani insieme agli alleati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e come bisognerebbe riuscire a garantire anche a partire dalla conclusione di una guerra come quella che si sta svolgendo oggi, ma una pace nella libertà. Io credo che la pace da sola non basti. Grazie, lo ricordiamo ancora, così rivediamo ancora la locandina. Il 26 aprile prove aperte al Polo del Novecento, il 27 aprile invece al Teatro Carignano alle 10, giusto alle 10 del mattino, ci sarà questa lettura multilingua della tregua rivolta alle scuole e al pubblico in occasione dei 60 anni dall'uscita del romanzo. Comunque tutte le iniziative legate al 25 aprile, a questi giorni, sia al Polo del Novecento sia al Museo Diffuso della Resistenza, andate sui vari siti perché sono tantissime. Qui avrei un elenco enorme, non ve le dico, insomma andatela a cercare, ce ne sono davvero tantissime. Grazie davvero al professor Fabio Levi, grazie al presidente del Centro Studi Primo Levi. Grazie a voi. Buon lavoro davvero, perché ci sono tantissime cose ancora da discutere, da approfondire, da scoprire. Grazie davvero. Arrivederci, professore. Grazie. E buon 25 aprile.